Io mi immagino che il fatto che siano qui insieme tutti questi libri, tutte queste culture, tutte queste tradizioni, di notte io credo che parlino, che cantino, che raccontino storie. Ecco, e stanno qui insieme, si raccontano le storie dei mondi. E dunque mi immagino che tutta questa meravigliosa cultura sia come per dire che i popoli e gli uomini possono intendersi, possono parlarsi, possono cantarsi canzoni di notte, mi pare che in questa biblioteca succeda. E il mio augurio è che tutti coloro che percorrono queste strade possano far succedere la pace anche di giorno. È semplice, breve, insieme di alto valore simbolico e umano, l'auspicio che l'arcivescovo, anche nella sua veste di gran cancelliere della veneranda Biblioteca Ambrosiana, rivolge ai partecipanti, riuniti presso la sala delle accademie della prestigiosa istituzione voluta da Federico Borromeo per la presentazione della guida della biblioteca. Un volume di 300 pagine, illustrato con altrettante, se non più, immagini, in una veste editoriale patinata ed estremamente elegante, a cura del Collegio dei Dottori dell'Ambrosiana, che ne hanno firmato diversi capitoli con testi di accompagnamento, dividendosi la stesura dei 15 capitoli appunto in cui si articola la guida, la pubblicazione è la prima in assoluto che riguardi la biblioteca. Infatti, come ha sottolineato nel suo saluto iniziale il prefetto Monsignor Marco Navoni, la serie delle guide della Pinacoteca Ambrosiana ha preso avvio già dall'inizio del Novecento, mentre per la biblioteca si sono dovuti attendere i tempi presenti, con una richiesta venuta direttamente dallo stesso Vescovo Mario, che ha chiesto di approntare una pubblicazione specificatamente dedicata ai tesori della biblioteca. In modo particolare i codici miniati, manoscritti preziosi. Parole condivise da Lorenzo Ornaghi, presidente della Congregazione dei Conservatori, l'organo amministrativo gestionale dell'Ambrosiana, che parla di una serata istruttiva. Credo che la guida, da un lato, esprima la speranza che il valore di alcuni manoscritti, di alcuni libri, sia un valore destinato a non smorzarsi negli anni a venire, ma anzi a crescere, e dall'altra parte è la ragionata speranza nel fatto che il libro, qualunque sia, pur in un'età in cui i libri sono davvero talmente tanti e siamo quasi assediati dei libri, il libro, i libri importanti possono continuare a essere non solo un prodotto della cultura, ma siano anche un produttore di cultura, soprattutto quando culture secolari sembrano un po' rannicchiarsi su se stesse e talvolta isterilirsi. Come sempre è stato del resto per l'Ambrosiana, con i suoi 35.000 manoscritti e il milione di volumi a stampa conservati nella biblioteca, tra cui svettano i due capolavori esposti per l'occasione, un frammento dell'Ilias Picta del V-VI secolo, uno dei tesori più antichi dell'istituzione, e il trecentesco messale dell'arciprete Roberto Visconti. Sul filo dei ricordi milanesi e delle sue profonde conoscenze ed esperienze storiche e intellettuali si snoda il corposo intervento di Franco Cardini. Noi abbiamo abbandonato le generazioni più giovani, abbiamo rinunziato a insegnare loro, rinunziato a educare, che non vuol dire trasmettere dei contenuti, vuol dire trasmettere dei principi e dei metodi. Noi abbiamo trasmesso i contenuti principali, quelli meccanici, quelli materiali, la ricchezza. E magari anche il cattivo uso della ricchezza. Non abbiamo trasmesso invece quella che è veramente la nostra grande forza, anche la nostra grande forza degli europei, cioè per un verso le radici e i principi che dipendono da queste radici. Basti pensare che l'Europa contemporanea, ancora prima di unirsi, perché non è unita, è scivolata sulla buccia di banana di questa ovvia banalità, che il fondamento dell'Europa è il cristianesimo, che naturalmente è a sua volta debitore di cose infinite, dall'ebraismo alla grecità, alla romanità, all'apporto delle popolazioni cosiddette barbariche,
che non erano barbariche per nulla nel senso basso del termine. Noi abbiamo rinunziato alla critica, abbiamo rinunziato alla valorizzazione di noi stessi. Ecco, un libro come questo ti fa vedere delle immagini, e queste immagini sono sobriamente ma molto ben commentate.